Bentornati su Radio Italians, è domenica 21 di luglio e siamo appena tornati da qualche giorno in questo bollente Nebraska padano. Devo dire che la gallura era più fresca, ma queste cose le sapete. Comunque il Nebraska padano a fine luglio aiuta anche a parlare del Nebraska vero, degli stati americani che poi porteranno, secondo l'opinione corrente, Trump e compagnia alla vittoria in novembre. Tra l'altro la compagnia si chiama J.D. Vance, è la scelta di vicepresidente e oggi partiamo proprio da lui. C'è un messaggio che riguarda il vicepresidente Trump, naturalmente l'attentato e le conseguenze. Poi parliamo degli inglesi, uno di voi è stato in Inghilterra in macchina, ha deciso di farsi un viaggio là ed è perplesso da alcune circostanze pratiche, diciamo. Poi parliamo di auto elettriche che suscitano molte passioni. Poi parliamo di lingua italiana, del maschile e femminile. Qualcuno è seccato perché ci sono persone che dicono e scrivono cari amiche e cari amici, lo diciamo a tutte e a tutti, e c'è, dicono no, c'è il maschile, usiamo quello. Poi parliamo di Gaza, una radio italian molto gentilmente però dice che non ne parliamo abbastanza della tragedia laggiù. Poi parliamo del tennis, di un commento in particolare sul tennis e sulla nostra campionessa finalista di Wimbledon, Paolini. E poi parliamo delle mogli. Uno di voi sostiene, con un certo fegato devo dire, una cosa poco plausibile, ovvero le mogli invecchiano male, noi uomini no. Quindi preparatevi, arrabbiatevi fin d'ora perché lui lo sa e ha detto susciterò un putiferio. Però è interessante perché quest'idea gira ed è bene smontarla subito. Pronti? Via! Radio Italians, i vostri vocali della settimana commentati da Beppe Severgnini per il Corriere della Sera. Ciao Beppe, le elezioni americane tra attentati e malattie mi sembrano tra le più drammatiche degli ultimi anni. Però ritengo che un segnale di speranza arrivi nella scelta di Vance come vice di Trump. Si tratta finalmente di un uomo di 39 anni e quindi di una quarantina di anni più giovane sia di Trump che di Biden. Pensi che sia il primo segnale di un cambiamento? Grazie. Viola da Parigi. Sì, cara Viola, penso che sia il primo segnale di un cambiamento, ma quale cambiamento? Perché ci sono anche cambiamenti in peggio, diciamolo chiaro. Io sono molto preoccupato, l'ho già detto molte volte, sono contento che quel colpo sia passato a un centimetro da Trump. Se Trump fosse stato ucciso, io non oso immaginare le conseguenze e ringrazio il cielo e invito tutti a ringraziare il cielo che le cose siano andate così, l'ho anche scritto sul Corriere qualche giorno fa. Però la mia idea su Trump non è cambiata, io lo trovo un uomo che ha dei propositi molto bellicosi a dir poco e anche inquietanti per una democrazia. Dire che vuole smantellare tutte le agenzie federali, mandare a casa tutte le persone, vuole deportare gli immigrati, vuole chiudere la faccenda ucraina in pochi giorni. E come la vuoi chiudere la faccenda ucraina? Dici a Putin di tenersi quello che si è conquistato, dici agli ucraini che non gli dai più le armi, non vedo altra soluzione secondo la logica di Trump, eccetera, eccetera. Allora, questo personaggio, e non vado a ripetere le altre cose che ha detto e ha fatto, ricordiamo sempre l'assalto al Campidoglio, che nessuno deve mai dimenticare cos'è accaduto in una grande democrazia, l'assalto al Campidoglio dopo aver perso le elezioni, una cosa di una gravità inaudita, adesso prende J.D. Vance. Allora, J.D. Vance, lo sapete, quando era giovane, ancora giovane, sembra sempre molto convinto delle sue opinioni, io me lo vedo all'università, un tipetto così, aveva definito Trump un disastro morale e questa è stata la cosa più gentile che ha detto. Ovviamente adesso si è convertito ed è vero che da San Paolo in poi di conversioni ne abbiamo viste parecchie, però diciamo ecco così radicali, San Paolo, Capezzone, non molti altri, proprio che hanno cambiato idea completamente su quasi tutto. E quindi niente, speriamo in bene, però aggiungo ancora una cosa che è importante. Stabilito che non mi piace il capo Trump, non mi piace il vice Vance, però devo dire che i repubblicani stanno dimostrando più lungimiranza, sembrano pensare a un futuro, al loro futuro, a quello che piace a loro e meno al sottoscritto e a tanti altri. I democratici questa lungimiranza non l'hanno dimostrata. La situazione in cui ci troviamo con Joe Biden, che è a un passo dall'abbandono, così a pochi mesi delle elezioni, vuol dire che i democratici quella lungimiranza non l'hanno avuta. E qui mi fermo. Ciao, sono Walter di Lodi.
Volevo chiederti una curiosità, visto che tu sei stato parecchie volte in Inghilterra. Sono reduce da un viaggio di 2 settimane dove mi sono recato in Inghilterra in auto, in impresa, però in realtà pensavo peggio. Quello che non capisco degli inglesi è perché devono essere per forza diversi da noi su certe cose, a cominciare dalla guida sulla sinistra, misurare le distanze in miglia, in yard. Mi faceva ridere il mio navigatore che mi diceva che mi mancavano 1.000 piedi per arrivare a un certo luogo, le prese elettriche sono diverse, bisogna sempre ricordarsi di portarsi quella a 3, altrimenti non riesci a ricaricare i cellulari, non riesci a utilizzare computer. Come mai in tutti questi anni gli inglesi non si sono un po' adeguati al resto d'Europa? Non riesco a capire qual è il vantaggio. Eh sì, lo ammetto, per chi va in Inghilterra per la prima volta oppure ci torna dopo molto tempo, l'impatto è piuttosto brusco o sorprendente, però forse è quello il fascino del paese. Uno attraversa la Manica per trovare un posto diverso, un luogo diverso, una nazione diversa. Gli inglesi sono europei, parliamoci chiaro, come lo sono i polacchi, gli italiani, gli spagnoli, i portoghesi, i greci, eccetera, eccetera. Diciamo che sono fra gli uguali, sono decisamente diversi, lo sanno, perché non cambiano queste regole, quindi le miglia, la guida a sinistra, parlano di libbre. Credo che sia un miscuglio di nostalgia, di abitudine, di orgoglio e anche un po' di pigrizia. E queste cose insieme possono produrre capolavori, qualche volta anche guai, è il caso di Brexit. Però io non ho nulla in contrario se, per quello che conta il mio parere, se i miei amici inglesi conservano queste loro particolarità. Sono invece molto convinto che se fossero rimasti in Europa potevano continuare a guidare a sinistra, usare le libre, usare le spine a 3 punte e noi saremmo stati contenti lo stesso, perché il punto è che almeno a me mancano. Buonasera, vorrei parlare di auto elettriche. Mi chiedo perché tanta pressione sull'acquisto di questo tipo di automobili, quando sarebbe stato più facile per ridurre le emissioni di CO2 imporre una riduzione delle cilindrate e perché no anche delle dimensioni di queste maxi auto che ormai infestano le strade italiane e anche le città, riducendo spazi e producendo emissioni oltre misura. Maggiore cilindrata e maggiore consumo, maggiore produzione di CO2. Beh, sulle auto elettriche potremmo andare avanti parecchio, diciamo fino a Ferragosto, una edizione Jumbo King Size di Radio Italians che comincia adesso, domenica 21 luglio, e va avanti fino al 15 agosto, perché di cose da dire ce ne sono parecchie. Tranquilli, non lo faremo, il gioco è essere sintetici, vale per voi, vale per me. Quindi, cominciamo col dire che alcuni critici sono troppo critici. Questa rivoluzione era inevitabile. Perché è chiaro che l'impatto dell'elettricità sull'ambiente è diverso dall'impatto dei motori a scoppio, questo lo sappiamo. Questa è una rivoluzione inevitabile e quindi è inutile rimpiangere bei tempi andati in cui giravano i diesel, che bastava un camioncino diesel per affumicare un villaggio. Ecco, questo non era proprio un grande esempio di civiltà. Devo anche ammettere però che alcuni si sono innamorati della rivoluzione auto elettrica in maniera un po' acritica. Alcuni si sono dimenticati che noi abbiamo smontato, stiamo smontando una fiorente industria europea, pensate alla Germania, alla Francia, alla stessa Italia, e abbiamo consegnato il mercato dell'auto elettrica alla Cina, che intanto si era già impossessata di tutte le materie prime e le linee di produzione. Questo è stato un errore. Secondo è il ritmo con cui cerchiamo di imporre questa novità a partire dall'Unione Europea in giù. Aggiungo una cosa di cui sento parlare molto poco. È la questione, ho sentito che i tecnici la chiamano l'assorbimento, ovvero per caricare le auto elettriche occorre moltissima elettricità e moltissima potenza, il che vuol dire che se tutti avessimo l'auto elettrica e se le città fossero piene di colonnine, e in teoria lì dovremmo arrivare, perché andare in giro oggi, il problema di rimanere bloccati perché non sai dove ricaricare esiste, non neghiamolo, ancora adesso la questione non è risolta. Però se tutti avessimo un'auto elettrica e tutti la ricaricassimo per strada, il nostro sistema non riesce perché le città e le vie e le strade sono cablate per un altro assorbimento. Tant'è vero che quando l'estate si accendono i condizionatori, in questo periodo saltano interi quartieri perché il carico è troppo grande.
È successo a Roma più volte nei giorni scorsi, è successo a Milano e lo sapete, e così via. Quindi immaginate se tutti avessero l'auto elettrica e questo si aggiunge al resto. Secondo me bada bang, il sistema della rete elettrica italiana salta, ma proprio subito. Ovviamente ci saranno ingegneri esperti della materia, se mi spiegano che mi sbaglio io sono contento. Caro Beppe, vedo che di recente sui mezzi di comunicazione si è diffusa una nuova moda. Riferirsi alle persone sempre al maschile e femminile. Quindi, per esempio, ci rivolgiamo ai lettori ed elettrici, pensiamo che tutti e tutte siano ben disposti, eccetera. Vorrei sapere cosa ne pensi. A me sembra una ridondanza inutile, visto che la lingua italiana ha già una sua forma al maschile che nella società di oggi forse non è apprezzata e che però rende la lingua più snella. Grazie. Gabriele da Milano. La lingua non è un monumento di marmo immutabile. La lingua la facciamo noi, la cambiamo noi, la difendiamo noi, la contestiamo noi. La lingua che parliamo oggi è diversa dalla lingua di quando ero ragazzo o soltanto quando ho cominciato a lavorare. Non parliamo rispetto alla lingua dell'Ottocento, del Seicento. Andate a leggere i testi o ascoltare banalmente alla radio del Novecento o la televisione degli anni 50 e 60 e vi accorgete che parliamo un italiano molto diverso. Quindi la sensibilità cambia, soprattutto in queste materie che hanno a che fare con i rapporti fra uomini o donne, generi, le caratteristiche fisiche, l'età. Sapete quanto è cambiato? Qui non si tratta di correttezza politica stucchevole, c'è anche quella, sia chiaro. Si tratta di sensibilità che è cambiata. Quindi se alcuni ritengono che è meglio dire penso alle mie lettrici e ai miei lettori, alle mie ascoltatrici e ai miei ascoltatori di Radio Italia, a me viene spontaneo. Forse 20 anni fa non l'avrei fatto. Se ho capito bene, tu dici usiamo il maschile sovraesteso. Il maschile va bene per tutti, però questo non dobbiamo deciderlo noi. Devono deciderlo, per esempio, le radioascoltatrici e le ascoltatrici di Radio Italians. Anzi, se vogliono dirmi come la pensano, io sono contento. Ciao Beppe, sono Leonora e vengo da Amsterdam. Vi parlo da grande sostenitrice del vostro podcast, però mi preme anche condividere il fatto che sono un po' delusa da quanto poco si parla di Gaza nel vostro podcast. Mi chiedo dunque qual è il vostro processo di identificazione degli argomenti da trattare. Questo per me è un invito a parlare molto di più di questo tema, perché almeno a molti di noi ascoltatori interessa moltissimo. Grazie. Grazie di questo messaggio molto garbato, mi dà l'opportunità di chiarire una cosa che riguarda proprio il nostro podcast. Noi scegliamo tra i messaggi che arrivano. Ne arrivano molti di più dei 7 che pubblichiamo e voi ascoltate ogni domenica, però non è che ne arrivano 700, noi scegliamo in base a quello che arriva. E ci sono temi, Gaza è un ottimo esempio, in cui i messaggi arrivano tutti insieme. Dopo il 7 ottobre, potete immaginare, dopo la reazione violentissima di Israele, idem, ancora adesso, se c'è un'azione particolarmente clamorosa, arrivano messaggi su Gaza, ma poi spariscono, quindi ne arrivano 20 in una volta e poi non ne arrivano per un mese, ma proprio non ne arrivano. Quindi, anche oggi, giusto per fare questa precisazione, io sono contento che qualcuno ne abbia parlato, perché io ci penso spesso. Vedrò domani una giovane collega che ha lavorato con me, che considero anche una mia allieva molto brava, che adesso vive a Tel Aviv, e voglio sentire cosa mi dice, perché per me è una sofferenza da tutti i punti di vista, pensando cosa sta soffrendo la popolazione di Gaza, pensando agli israeliani che non sono d'accordo con questo modo di procedere, e vabbè, anzi non va bene. Ciao Beppe, sono Michelle di Lussemburgo. Tanto per arricchire la tua collezione di paesi collegati al tuo podcast, seguo anche il podcast giorno per giorno del Corriere della Sera con interesse. Nella puntata di venerdì scorso la giornalista Gaia Picardi commenta la partita di semifinale a Wimbledon vinta dalla tennista azzurra Jasmine Paolini. Lei spiega il successo di Paolini dicendo che la tennista dispone di un buon talento atletico con delle gambe di qualità, anche grazie a questo magico incrocio da quale proviene Italia-Africa. Si riferisce alla provenienza ghanese della giovane atleta. Ora, a mio parere, un commento del genere qualifica come una
discriminazione positiva perché una persona appartiene a una minoranza, ma secondo me rimane una discriminazione, cioè una distinzione riguardo a una certa caratteristica. Secondo te, Beppe, una cosa del genere si può dire o non si può dire? Allora, non voglio difendere Gaia Piccardi, che non ne ha bisogno, è molto brava, tra l'altro è una di quelle che ha vinto il premiolino quest'anno, che è una specie di micro Pulitzer italiano, è l'unica giuria di cui faccio parte e uno dei 7 premi è andato proprio a Gaia Piccardi, perché non c'era bisogno di aspettare le cose che ha scritto su Sin per capire che è brava, conosce lo sport, si fa apprezzare dagli atleti, riesce a scavare sempre un po' di più. Quindi, fatti i complimenti a Gaia, devo aggiungere che ha avuto anche fegato a fare quel commento, perché quei commenti è vero che molti li evitano, perché quando c'è di mezzo l'etnia ci si muove sulle sabbie mobili. Perché questo? Perché in un passato non così recente, qualcuno ha usato le etnie per dire noi siamo la razza superiore, voi fate schifo, noi questo, noi quello. Ma certamente questo non vuol dire che non si possa notare che ci sono caratteristiche proprio fisiche adatte a una certa etnia e che quindi nello sport si vedano. Tutto qua. E quindi credo che il commento ci sta e non mi preoccuperei. Caro Beppe, so che scatenerò un putiferio con questa domanda, ma perché le mogli invecchiano male? Condivido la situazione che penso sia comune al 60-70% delle coppie, o almeno quelle che conosco. Lui, mezza età, buona carriera, rapporto con la moglie che tutto sommato funziona, compatibilmente con i 25 anni di matrimonio che certo un po' di polvere la portano, vuole godersi la vita con leggerezza, seppur sapendo le priorità e gli impegni a gestire. Lei non ride più. Parla solo dei problemi dei figli, di cose da fare, critica tutto e tutti. Se 20 anni fa facevo battute, ero un affascinante e ironico uomo, ora sono un bambinone. Se 20 anni fa vedevamo una scena soft, hot, in un film e la replicavamo dopo 10 minuti. Se la vediamo ora, lei, giro canale perché queste sono schifezze. Sbagliamo noi uomini a anche rimanere ragazzi o sbagliano le donne barra madri oltre 50 anni ad avere la vitalità di una bibliotecaria in menopausa? Un caro saluto. Questa volta non mi presento, se no poi mi tieni ancora più il muso per 2 mesi. Ciao. Ma più che un putiferio, voglio essere gentile perché cerco di esserlo sempre con i miei lettori, le mie lettrici, i miei ascoltatori e le mie ascoltatrici. Però questa mi sembra, posso dirlo, non ti offendi, una piccola sciocchezza. Anzi, forse levo l'aggettivo perché non lo pensi neanche tu. Non generalizziamo su questi temi che non sta bene. Le vecchie barzellette degli anni 50, qualche volta c'erano queste giochine sui ruoli, la moglie che invecchia diventa odiosa. Mi ricordo un racconto di Giovanni Mosca, quindi è un autore umoristico anni 30, primi anni 40, che raccontava di questo ugone che detestava la moglie a tal punto, invecchiando, che continuava a fare il testamento lasciando a se stesso, una cosa che a mio padre notaio faceva molto ridere, la trovava esilarante. Ecco, quel tipo di umorismo forse valeva per quelle generazioni. Per noi le cose sono diverse e per fortuna. Poi, se posso aggiungere, devo dire, anche qui non voglio generalizzare, ma se mi guardo intorno, io vedo invece donne mie coetanee che invecchiano con garbo, con intelligenza, con grinta, e vedo qualche volta qualche coetaneo, o anche un po' più giovane, che ha passato i 60 da un po', pensa ad averne 40 e fa un po' il bulletto, e qui mi fermo. E vi do appuntamento a domenica prossima. A presto. Radio Italians, i vostri vocali della settimana commentati da Beppe Severgnini per il Corriere della Sera. Mandate un messaggio di 15 secondi al 345-6125-226 e riascoltatevi nei prossimi episodi. Radio Italians è l'appuntamento domenicale di Giorno per Giorno, il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Francesco Giambertone. Coordinamento di Tommaso Pellizzari. Produzione di Carlo Annese con Giulia Pacchiarini.